Cos'è l'artrosi? È una definizione difficile, l'artrosi è una degenerazione delle cartilagini articolari che colpisce non solo le cartilagini ma anche le strutture ossee e le strutture che rivestono l'articolazione, quindi le membrane sinoviali, fino ad arrivare anche a degenerazioni delle strutture tendine. È un gruppo molto eterogeneo con patologie differenti che può essere primitiva o secondaria, cioè secondaria che si è evoluta durante l'età del paziente. La diagnosi fondamentalmente viene fatta su due elementi. Uno, il dolore del paziente, dolore che è un dolore che inizia sordo, notturno, per poi proseguire anche durante la giornata, e questo poi progressivamente determina una difficoltà progressiva del movimento. La diagnosi si avvale di un esame radiologico e di esami ematochimici. Chiaramente sarà il medico di base il primo stadio di questa diagnosi e successivamente il medico di base deciderà se inviare il paziente allo specialista reumatologo ortopedico a seconda della gravità del quadro. È chiaro che noi ortopedici purtroppo interveniamo quando l'artrosi ha raggiunto livelli degenerativi così elevati che nel nostro caso a questo punto dobbiamo intervenire con un intervento chirurgico, quindi con la sostituzione protesica dell'articolazione. La prevenzione dell'artrosi è legata fondamentalmente alle abitudini di vita che sono abitudini di vita alimentare, all'evitare l'eccesso di fumo, ma fondamentalmente a mantenere un costante e continuo movimento che non deve raggiungere livelli eccessivi, ma non deve essere neanche una vita eccessivamente sedentaria.